Oggi a Ciao Come è un grande onore ospitare Giorgio Albonico, scrittore e soprattutto presidente e ideatore del concorso letterario Premio Città di Como, insomma, anzi, Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, chiariamo. Allora, benvenuto Giorgio, grazie per essere qui da noi oggi. Grazie a voi per l'invito. Allora Giorgio, decima edizione, quindi ufficialmente il premio compie 10 anni. Che 10 anni sono stati? Come sono stati questi 10 anni? 10 anni direi buoni, a parte il fatto che in 10 anni anch'io sono invecchiato comunque. È nato il premio Città di Como appunto 10 anni fa, diciamo sul cammino di Compostela, perché l'ho ideato e pensato organizzativamente mentre camminavo per Compostela, quindi forse il santo ci ha dato una mano. E in questi 10 anni, già dal primo anno abbiamo avuto più di 1000 iscritti, che poi sono lievitati negli anni e sono arrivati ai 2500 di oggi. Quindi questa notevole iscrizione ci ha dato la forza per poter continuare. Certo, e ricordiamo che il premio appunto è internazionale, perché comunque è aperto, no? a tutti gli scrittori, anche da un punto anche internazionali, giusto? Sì, il premio è rivolto agli scrittori italiani e europei, mm-hmm. ma non solo, perché poi arrivano anche parecchi iscritti dal mondo, diciamo. Probabilmente sono italiani che risiedono chi in America, chi in Brasile, chi in altri posti, e quindi mandano i loro scritti. Certo, e non è solo letteratura in senso stretto, quindi narrativa, ma c'è dentro anche la saggistica, la poesia, giusto? L'abbiamo esteso, facciamo un premio, diciamo così, nazionale popolare, nel senso che l'abbiamo esteso molto a varie sezioni: narrativa, saggistica, multimediale, dove c'è la fotografia, gli audiolibri, i book trailer e le videopoesie, e quindi è molto esteso. Quindi si è aperto anche a nuovi linguaggi, insomma, si è nel tempo e soprattutto agli scrittori giovane, anche perché abbiamo l'opera prima, chiaramente l'opera prima è rivolta a chi scrive per la prima volta. Cerchiamo poi di favorire gli inediti migliori vengono pubblicati dall'editore Brioschi di Milano. Una delle soddisfazioni che ho avuto nel premio è stata quella di trovare, diciamo, una giovanissima scrittrice che si chiama Margherita Nani, che ha mandato un libro su Mengele a noi, che poi è andato fra i finalisti del Premio Strega. Quindi questa è stata una soddisfazione, perché la ragazza ha 20 anni e in un certo senso l'abbiamo scoperta noi. Fantastico, che soddisfazione incredibile. E allora, visto che sono 10 anni, parliamo un po', entriamo nel merito di questa decima edizione e ricordiamo anche che la proclamazione dei vincitori sarà appunto il 28 di ottobre, quindi fra una settimanella più o meno. Allora, ci sono novità in questa decima edizione rispetto alle altre? Beh, nella decima edizione abbiamo pensato di fare un premio alla carriera, e in questo caso premieremo Silvio Garattini, che è uno scienziato conosciuto in tutto il mondo, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri, verrà in cerimonia e sarà, diciamo, l'ospite d'onore della giornata, del pomeriggio. Poi faremo un rinfresco, perché ci sembra anche giusto alla fine e nel decimo anno offrire un rinfresco ai partecipanti. E premieremo, come sempre, quelli che noi abbiamo ritenuto essere migliori. Certo, i vincitori non sono ancora svelabili, perché verranno svelati proprio la sera. Beh, guardi, a dire la verità è un segreto di Pulcinella, nel senso che noi diamo prima una larga selezione di selezionati, dai selezionati traiamo i finalisti e i vincitori, dicendo che i vincitori li avviseremo telefonicamente. Chiaramente uno poi gli si chiede di non dirlo fino al giorno della premiazione, cioè, però scappa. Questo è il paese dove non esiste la privacy. No, anche perché insomma penso che sia tanta la gioia e la soddisfazione di aver vinto un premio così importante, sì, che sì, uno non sì. riesce tanto a tenerselo dentro. Ecco, io per esempio non riuscirei, cioè lo dico già, lo ammetto, non partecipo proprio perché spoilererei tutto. Ma guardi, questo succede anche a autori conosciuti e famosi, perché quando li telefoni e dici che hanno vinto, traspare la gioia
dalla loro voce. Questa, certo, diciamo, è una cosa piacevole del premio, no? Certo. Si crea qualcosa, un flusso positivo che va verso gli altri. Di solito si creano flussi negativi, quindi assolutamente. Creare un flusso positivo è una soddisfazione. Certo. Quindi dicevamo 2500 iscritti per questa 10ª edizione. Io qui ho qualche dato, tipo, allora, 120 iscrizioni nella sezione autobiografia, 88 bambini e ragazzi, 13 giornalismo, 53 multimediale, 739 narrativa edita, 407 narrativa inedita, 36 opera tema, 113 opera dall'estero, 163 l'opera prima. Nella poesia edita le iscrizioni sono 248, mentre per la poesia inedita 250. Sezione racconto 135 iscrizioni, sezione saggistica edita ed inedita 209. Sono numeri importantissimi. Ma manca la narrativa edita, mi sembra che non l'hai detto. Forse. Sì, sì, 739. Quanto 739? 739. Sì, perché in effetti la narrativa edita è la sezione più, diciamo così, dove si scrive più gente. Certo. Un piccolo particolare, una curiosità, l'anno in cui abbiamo avuto più iscrizioni, circa 3.300, abbiamo superato i 3.000, uh-huh, è stato l'anno del Covid. Probabilmente la gente in casa non sapeva cosa fare. Si è messo a scrivere. Si è messo a scrivere. Che però la scrittura è anche un modo per esorcizzare le paure, no? Sì, delle volte. Catarsi, una forma catartica. Certo che la scrittura non va intesa come modo per arrivare alla fama, successo, eccetera, perché no, questo succede pochissimo, ma infatti i settori italiani conosciuti quanti sono? E la gente che scrive dovrebbe pensare di fare un'opera per fare l'opera, ma non perché vuole arrivare a chissà dove, insomma, certo, come pensano molti. Certo, sì, insomma, bisogna anche un po' recuperare, no, il gusto di fare le cose senza dover per forza pensare che quelle cose debbano diventare, no, debbano essere monetizzate, no, necessariamente. Per un'opera di creatività, questo, certo, dovrebbe essere già una soddisfazione, perché è una cosa che puoi fare solo te. Assolutamente. Allora, ricordiamo l'appuntamento del 28 di ottobre in Sala Bianca al Teatro Sociale, e dove insomma saranno appunto svelati a tutti, insomma, i vincitori, dove saranno appunto conferiti i premi. Sono dei premi anche importanti, perché non c'è soltanto il dire ho vinto, cioè sono dei premi. Ebbene, noi avendo così tanti partecipanti, siamo, diciamo così, obbligati a dare dei premi in denaro anche importanti, nel senso che tutto quello che c'entra deve uscire rivolto al premio, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Infatti sul bando abbiamo messo solo i primi premi, poi visto che ne sono arrivati tanti abbiamo anche istituito sempre in denaro il secondo e il terzo premio. Certo, perfetto, benissimo. E quindi Giorgio, se dovessimo fare un bilancio di questi 10 anni e una prospettiva per i prossimi 10. Ti ringrazio, ma il futuro, come spesso dico, è sulle ginocchia di Giove, per cui 10 anni non lo so. Comunque io finché ho soddisfazione a fare il premio, finché ho riscontro da parte degli autori e finché il premio passa per un qualcosa di serio, io vado avanti, poi si vedrà, insomma. Certo. E c'è già qualche novità per l'anno prossimo che possiamo anticipare? Sì, il prossimo anno volevo mettere a cocktail del premio, a fianco al premio, anche un mini festival rivolto a degli aspetti, diciamo così, scientifici, con degli autori che si occupano di divulgazione scientifica. E poi vorremmo allungare i tempi di consegna, perché la nostra grossa difficoltà è la lettura di tutti questi manoscritti che arrivano. Abbiamo parecchi lettori sparsi in tutta Italia, ma non bastano mai, anche perché purtroppo, essendo noi in Italia, io sono il primo, lavoriamo sulle scadenze, per cui se noi finiamo giugno sappiamo che la maggior parte dei lavori arriva da metà maggio al 15 giugno. Sì. E dopo ci troviamo in difficoltà, perché dobbiamo passare tutti questi lavori ai lettori, poi c'è l'agosto di mezzo e l'agosto si sa che come funziona. Quindi cercheremo di modulare un po' meglio i tempi. Senti Giorgio, un'ultima parola sulla giuria tecnica, perché c'è un presidente importante, insomma, anche di fama nazionale, insomma, però anche il resto della giuria, voglio dire. Beh, la giuria tecnica purtroppo devo dire che, come dire,
sono venute a mancare anche dei personaggi, l'ultimo e non rende tempo, purtroppo era anche un amico, Francesco Cevasco, che è deceduto pochi mesi fa, e lascia un grosso vuoto, perché Francesco Cevasco è stato responsabile per anni delle pagine culturali del Corriere della Sera ed era veramente una persona che nella sua sobrietà aveva una competenza incredibile. Tutti gli altri sono, diciamo così, attenti a... e personaggi validi, insomma. Certo, benissimo. Allora Giorgio, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata di questa mattina, ricordo l'appuntamento del 28 di ottobre in Sala Bianca a Como, e che dire, buon premio. Grazie. A tutti. E se vi scappa, tenete già d'occhio il sito del Premio Internazionale di Letteratura della Città di Como, perché quanto prima, insomma, usciranno, ecco, le comunicazioni relative alla prossima edizione. Sa che no? Quando finisce, sì, un'edizione, certo, già subito quella successiva è già in cantiere. Ma in realtà qualcuno ha già telefonato, ecco, chiedendo quando inizia la prossima edizione. Quindi abbiate pazienza, finiamo questa e poi partiamo con l'undicesima. Grazie Giorgio. Grazie a te, grazie a voi per l'ascolto.